Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e ben ritrovati all'approfondimento. Da domani si ricomincia, prende il via la stagione NBA 2021-2022, uno dei più grandi spettacoli sportivi globali visti i picchi di audience che la Lega nordamericana del basket ha nel mondo. La prima palla a due della regular season, che terminerà il prossimo 10 aprile, sarà fra due delle principali candidate al titolo, ovvero i campioni uscenti dei Milwaukee Bucks e i Brooklyn Nets. Questi ultimi saranno privi, a meno di sorprese dell'ultimissimo momento, di una delle loro stelle, Kyrie Irving, messo fuori squadra perché continua a rifiutare di vaccinarsi per il Covid. E proprio quello dei giocatori Novax è uno dei principali problemi per chi li ha in squadra, visto che non potranno essere utilizzati quando si giocherà in alcune zone degli States, come lo stato di New York e la California, che vietano la presenza negli impianti indoor, quindi anche in quelli del basket, a coloro, giocatori e tecnici compresi, che non si sono vaccinati. Intanto il Covid continua a colpire. I Boston Celtics cominceranno la stagione senza Jaylen Brown e Al Horford, entrambi positivi al virus e messi in isolamento. Tornando ai Nets, sono considerati il team in pole position, specie se riusciranno a recuperare il loro asso Novax, e salvo infortuni come quelli occorsi nel finale della scorsa stagione allo stesso Irving e al barba James Harden. Se la sorte fosse stata benigna, probabilmente Brooklyn, forte anche di un fenomeno come Kevin Durant, avrebbe prevalso su Milwaukee nelle finali di Eastern Conference e poi su Phoenix in quelle per l'anello di campioni. Ma stare a pensarci può far solo male, e per coach Steve Nash, grande amico di Alex Del Piero, c'è l'occasione di rifarsi. Sempre nella prima giornata sarà subito sfida tutta californiana tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors. Nell'ultima partita di preparazione a Sacramento, LeBron James, che ha ripreso il suo vecchio numero di maglia, il 6 che aveva Miami e compagni, hanno perso di nuovo contro i Kings, chiudendo il precampionato con 6 sconfitte in altrettante partite. Ma nessuno se ne preoccupa più di tanto, James in primis, al punto da aver detto che la preseason è solo una perdita di tempo. Certo è che i Lakers, nonostante l'età media elevata, sono i favoritissimi a Ovest, grazie anche ai veterani Russell Westbrook, DeAndre Jordan e Carmelo Anthony, arrivati in estate per rinforzare la squadra. Batterli sarà molto difficile per chiunque. Quanto ai Warriors, stanno per riabbracciare Klay Thompson dopo 2 anni trascorsi in infermeria, durante i quali l'olimpionico di Rio ha fatto anche il modello per marchi di moda tipo Hugo Boss. Tra un mese, o forse meno, Thompson dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo e tra 6 o 7 settimane tornare in campo, e allora i Warriors torneranno competitivi al massimo. Nella stagione NBA non potrà mancare il tradizionale appuntamento dell'All-Star Game, fissato per il prossimo 20 febbraio. Si disputerà a Cleveland 25 anni dopo l'ultima volta. Quanto ai play-off, cominceranno il 16 aprile con il termine massimo fissato al 19 giugno per l'eventuale gara 7 delle Finals.